Sono il professor Antonio Meneghetti, iniziatore della corrente Ontoarte. Il criterio che costituisce l'autorità di un pezzo d'arte è determinato dalla presenza o assenza della proporzione. La proporzione non è un criterio esternamente razionale, la proporzione è una tematica costituita dai vari elementi che compongono il pezzo, l'organico del quadro, della scultura, di qualsiasi esposizione, dove l'uno nella sua invisibilità afferma la sua presenza che è rinnovata, esaltata da tutte le componenti del pezzo, la spazialità, il segno, il cromatismo, la dinamica, le profondità. Se è arte, deve avere una proiezione di ciò che è l'ordine che la vita costituisce nell'universo di se stessa. L'Ontoarte nasce nell'occasione di 20-25 artisti che erano intorno a me, dopo aver seguito alcune lezioni di ontopsicologia, si sono interessati nel 1984 come l'ontopsicologia, la sua filosofia, poteva essere applicata all'interno della emozione artistica. E da lì si costituì l'associazione, il movimento e quindi anche un modo di fare, capire e essere arte. L'istituzionalità del mercato considerato internazionalmente è una prerogativa molto corredata e impostata statunitense, insomma, qualcosa dove l'umanesimo perenne è completamente scomparso. L'ontoarte invece si propone nella originalità nativa del produttore dell'arte, che è l'uomo vivo, l'uomo vero, l'uomo sano, l'uomo che si appella a una surgiva creatività e quindi produrre qualcosa che fa eccità, presenza di bellezza, di fascino, di vitalità. L'informale perché ha maggior potenza di significato, con povertà di mezzi io posso esprimere significati vasti, molteplici, mentre con la figuratività classica io sono costituito nella, non so, nell'evento dei magi, nell'evento del diluvio. Con l'informale, invece io posso cogliere, diciamo, l'immediatezza dentro l'eternità, dentro un immenso. Una gestualità ben posizionata dinamicamente o in modo cromatico dentro un quadro, io posso gestire la presenza dell'uomo, ma anche la presenza del sole, la presenza di un contesto, come anche la presenza del mare. È un lago, è un fiume, è un amore, è un bacio, è un amplesso, è un'estasi, è una creazione. Ecco, qui cominciano le proiezioni di capacità creative da parte dell'artista in un modo, ma il fruitore in un altro. Cioè, l'informale non può mai essere letto allo stesso modo. È transeunte, è transpersonale, è trasversale emozionalmente e anche figurativamente. L'artista è un profeta, è uno che traduce, è uno che espone. Attraverso il proprio immaginario, che ha una cointuizione con l'essere in sé delle cose viventi e le sa trasportare come rivelazioni, pezzi di rivelazione in senso estetico, in senso solare, in senso di un umanismo creativo. Quindi una forma solare di saper essere tecnicamente uno scrivano, un espositore di quella illuminazione, di quella intuizione che fa estasi. Fa un'altra opera d'arte il fruitore quando sceglie un quadro. Fa una proiezione di se stesso e in un certo senso nello scegliere, nel comprare,
verbalizza anche il piacere di se stesso, non è che sacralizza l'artista. Sono due componenti nell'amore, nella comprensione di un quadro. Chi lo fa è un piacere straordinario, ma anche chi riesce a comprarlo, chi lo sceglie in quanto il quadro è suo, gli appartiene dall'intimo, da parte del fruitore. E questo è possibile perché entrambi, in diversi modi, si riuniscono in quella unità di senso, unità che è il cuore bianco della vita, l'essere in sé.